Ben ritrovati amici telespettatori per una nuova puntata di Rete 8 Tour Village. Oggi ci troviamo a Pizzoli, nell'Aquilano, per l'evento Le Stanze del Tempo, un percorso itinerante fatto all'interno del caratteristico Castello Dragonetti de Torres, dove artisti, attori e musica dal vivo ci faranno rivivere le storie di questo posto. Ma entriamo al suo interno. Siamo in compagnia del primo cittadino di Pizzoli, Gianni Anastasio, un evento che ha l'obiettivo quello di rilanciare e stare vicino a questi comuni che purtroppo hanno subito i danni del terremoto. Sì, questa è stata un'idea voluta dai sindaci e partecipata dalla regione, ci ha trovato finalmente tutti d'accordo, perché non accade spesso, ma sulla cultura diciamo che riusciamo a trovare convergenza. E devo dire che all'inizio sembrava una cosa abbastanza complessa, invece mi sto accorgendo sia qui ma anche in tutti gli altri comuni che tutto sta procedendo bene, ben organizzato, spettacoli molto importanti, interessanti che vedono anche partecipazione, quindi è stato diciamo un modo per poter ridare a questi territori la possibilità anche di essere visitati da persone che magari non lo abitano. Io credo che sia stato, sotto questo punto di vista, un evento, adesso lo possiamo dire, ormai siamo quasi alla fine, ben riuscito, ben organizzato, ben fatto. Il suo comune ha un gioiello all'interno ed è proprio questo castello, un castello che è stato totalmente rivalorizzato e messo a disposizione della collettività, perché nonostante sia privato è stato messo a disposizione della collettività. Qui dobbiamo dire grazie e non finiremo mai di ringraziare il signor Adelmo Gioia, che è il proprietario, che con la sua sensibilità riesce a come dire, dare una mano soprattutto a noi, al comune, all'amministrazione, in un periodo particolare in cui nemmeno l'edificio municipale è agibile, a mettere a disposizione questa bellissima struttura. Ogni volta che ce n'è occasione, ovviamente viene utilizzata sempre per scopi molto importanti, però devo dire che lui puntualmente insomma ha proprio voglia di collaborare e si vede perché molto spesso è anche lui che fa partire le iniziative, quindi ci stimola molto, devo dire, una persona in gamba a cui questo comune e questo paese deve molto. La cultura come volano per il rilancio di un territorio, sono questi gli obiettivi di queste manifestazioni che comunque Pizzoli ha appoggiato in prima persona? Sì, la cultura perché? Perché allora proviamo a precisare una cosa. Pizzoli è tra questi 23 comuni del secondo cratere sismico, quello del 2016-2017, poi noi abbiamo anche diciamo, questo primato di essere in entrambi i crateri, anche quello del 2009 per la vicinanza con l'Aquila. È un comune che va un po' controtendenza, nel senso che non soffre lo spopolamento, quindi è un comune vivo con molta gente. E è ovvio però che tutte queste persone hanno anche bisogno, al di là dei servizi che diciamo ordinariamente il comune offre, anche di altre cose. Quindi eventi culturali di questo genere, soprattutto nel periodo estivo in cui si può godere la bellezza anche dell'ambiente all'esterno, credo che sia un modo interessante per poter rilanciare il territorio e anche per farci conoscere al di fuori dei confini comunali.
In un momento così difficile per le amministrazioni comunali dal punto di vista economico, come si fa tante volte a organizzare eventi all'interno dei propri comuni? È una questione di organizzazione, nel senso che noi abbiamo un assessore alla cultura che si occupa specificatamente di queste cose, che ci lavora dall'inizio dell'anno, da quando noi approviamo il bilancio, investiamo, il comune investe nella cultura, altrimenti poi rimane difficile quando arriva il momento di poter sostenere e appoggiare iniziative di questo genere, per cui insomma è anche una scelta politica, se la vogliamo dire tutta. Noi l'abbiamo fatta da sempre, io insomma sono un sindaco ormai al terzo mandato, è il mio 16° anno da sindaco, per cui insomma di esperienza ne ho credo maturata molto e abbiamo capito nel tempo che questo è un settore dove non si può e non si deve trascurare. Siamo in compagnia con Stefania Evandro, regista di questa manifestazione, una manifestazione poi fatta in una location, possiamo dire, fantastica. Beh sì, straordinaria. Il nostro spettacolo si intitola Le stanze del tempo ed è un percorso nella storia di eventi che hanno caratterizzato un ambiente particolare, caratterizzato da un prosciugamento, che però può essere adattato un po' in tutte le location. Questo spettacolo di solito il Teatro Lanciavicchio lo rappresenta proprio in location storiche, quindi è un tema storico, un tema mitico, ma che si coniuga perfettamente con dei piccoli gioielli che abbiamo nella nostra regione. Quindi è stato fatto il Palazzo Torlonia di Avezzano, è stato fatto Castello Piccolomini di Celano, è stato fatto nel borgo di Morino Vecchio e adesso oggi a Pizzoli, ed è veramente una location unica perché si presta a questo percorso itinerante nelle stanze. In ogni stanza c'è un tempo diverso di questo territorio e di questo prosciugamento. È un prosciugamento reale, che è quello del lago Fucino, fatto dal principe Alessandro Torlonia alla fine dell'Ottocento, ma in qualche modo ricalca anche simbolicamente il prosciugamento anche di una certa aridità della memoria, di cui noi tutti siamo un po' testimoni, un po' artefici, noi nel mondo contemporaneo. Il teatro è un po', come dire, nei secoli passati era deputato a raccontare delle storie, delle memorie, e anche quelle memorie familiari o magari che riguardavano alcuni territori. Ecco, ormai non tutto il teatro fa questo, perché il teatro è vasto e ha tante forme, ha tanti, veramente tanti linguaggi. Noi abbiamo voluto recuperare con Le stanze del tempo proprio questo aspetto di recupero di qualcosa che c'era prima, per riflettere sul presente e contemporaneamente pensare ad un futuro migliore o comunque diverso. Tanti attori, quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di eventi così? Beh, c'è molto lavoro, sì, perché poi ovviamente lo spettatore arriva in un'ultima fase del progetto, in un'ultima fase quando ormai, come dire, il prodotto artistico, culturale è compiuto, e nonostante questo il vero senso del compiuto lo dà veramente lo spettatore con il suo sguardo. Dietro c'è tanto, perché come dire, c'è una ricerca drammaturgica che io ho fatto su testi storici e mitologici che riguardavano proprio il lago Fucino, sia nel passato che sia nel presente e nel recente passato. E quindi, come dire, prima uno studio di quello che è stato, poi un'immagine e quindi una realizzazione attraverso la regia che io insieme a Antonio Silvagni abbiamo realizzato di questo spettacolo, quindi un'immagine di come
può essere condensato un percorso storico lungo di secoli nell'ora in cui uno spettatore incontra, ecco, questo viaggio nel tempo. E poi tanti attori, perché noi come Teatro Lanciavicchio abbiamo sede ad Avezzano, quindi nella Marsica, e però ovviamente poi ci spostiamo in tutti i luoghi dove si fa teatro, ma quindi molti attori sono marsicani, ma alcuni vengono da Pescara, da Teramo, musicisti da Roma, dal Lazio, e insomma siamo 15 persone tra attori, tecnici, musicisti, che si spostano, una vera carovana, come dire, di artisti, un po' come succedeva nelle epoche passate in qualche modo, e siamo contenti di farlo. Siamo contenti perché non è facile, spesso oggi, come dire, il teatro per l'economia dei mezzi e per la mancanza dei mezzi è costretto a rinunciare a molto, a rinunciare anche a dei modi di dialogare con il pubblico, e quindi ci si riduce spesso a fare spettacoli magari con un solo attore, che vanno benissimo, sono sicuramente straordinari, anche noi li facciamo, quindi è un modo di fare teatro. Però certo, il teatro di compagnia, come si faceva una volta, con scenografie, con grande investimento di energie, oggi è sempre più difficile, e noi siamo contenti, infatti siamo contenti di questo progetto della CS che ci ha, come dire, incastonato in questa meraviglia che io stesso non conoscevo, pur stando a pochi metri da casa mia in qualche modo. Siamo in compagnia con la consigliera comunale Maria Curtacci, un castello possiamo dire imponente, bellissimo, grazie a un recupero importante. Sì, il recupero è stato fatto qualche anno fa dall'attuale proprietario, il signor Adelmo Gioia. Era un castello di Ruto dei primi anni del 1600, edificato dalla famiglia De Torres, una famiglia spagnola che aveva avuto questa zona come contado. Tant'è vero che la famiglia De Torres erano marchesi di Pizzoli, signori di Barete e credo anche duchi di Cagnano, quindi diciamo che dominavano un po' questa parte dell'Alta Valle del Laterno, e fecero questo castello demolendo in parte il vecchio castello medievale, di cui si è mantenuta la parte retrostante che è la torre, e le cui pietre di risulta vennero poi utilizzate per realizzare questo castello, fatto all'epoca da un architetto francese, un certo Delard Brit. Un castello imponente, importante, ed è un gioiello per voi averlo all'interno di un comune così piccolino. Sì, anche perché domina la valle, si può vedere sia dalla parte più a nord del paese, detta pienamente Pizzoli, che dall'altra frazione che si trova un po' più a sud, che è quella di Marruci, che noi abbiamo anche un altro piccolo borgo che si trova proprio a ridosso del fiume Aterno, quasi all'imbocco del paese, che è a Cavallari. Thank you.
Altezza del Principe Torlonia. Torlonia. Alessandro Torlonia e sua moglie Teresa, che ci onoriamo di aver servito, hanno sempre mantenuto nella consuetudine domestica una riconosciuta sobrietà. Una riconosciuta sobrietà? Mentre sulla scena pubblica si sono fatti interpreti di un lusso grandioso. Grandioso? Grandioso. Il lusso delle residenze e delle feste offerte dalla coppia principesca spiccò fino ad assumere contorni leggendari. Dava ieri lo scilinguato duca Bagherino. Se insuscherarti vuoi nel mio giardino, ecco botti, ecco fiaschi, ecco bicchieri. Ma il non superbo popolo di Quirino, mascherato per manderi cattieri, corse e tenne l'invito volentieri in sé dai dogli travasando il vino. E intanto il promotor del baccanale si godea da marmore i balconi quella imbriacatura universale. E nell'orgia di tanti imbriaconi vedeva il nome suo, Torlonia, fatto immortale tra il fango dei 14 rioni. Per entrare nelle stanze del palazzo, ma attenzione, perché non a tutti è dato di entrare in questo palazzo e a pochissimi di visitarlo in quei rari momenti in cui si materializzano fatti, parole e avvenimenti accaduti molto tempo addietro. Seguite. Non parlo solo di denaro, questa
spreca niente. Mi seguite? Niente. Qui si è propensi a credere che l'infelicità sia uno spreco di tempo, dunque una sorta di lusso che ancora per molti anni nessuno potrà permettersi. Forse un domani, per il momento, a nessun evento della vita, per quanto triste e doloroso, viene concesso il lusso di rubare agli animi qualcosa in più di un momentaneo smarrimento. L'infelicità ruba il tempo alla gioia ed è della gioia che si costruisce la prosperità. E badate bene, ho parlato di senso dell'economia e non di avarizia. Caratteristica questa completamente estranea alla famiglia Torlonia. Il servitore è un uomo o una donna che non esiste. Il servitore ha in talune circostanze della vita uno sguardo come da cieco, in cui è scritta tutta la sua superiore capacità di vedere tutto e di non ricordare nulla. Ma non tutti i servitori sono uguali. So di un umile servitore, discendente da una nobile, antichissima, tutt'altro che nobile, famiglia di agricoltori in una zona sperduta della Francia. Ebbene, questo umile servitore, al seguito dell'abate Charles Alexandre de Mongon, sin dalla Francia arrivò a Roma. E qui subito divenne cameriere particolare del vescovo di Acquaviva, era la metà del Settecento. E questo umile agricoltore, divenuto poi servitore, divenuto cameriere particolare, si chiamava Martin Torlonia. Martin era un tipo molto intraprendente e infatti quando il vescovo di Acquaviva morì, lasciò a Martin una discreta rendita di denaro, grazie alla quale Martin aprì una botteguccia di stoffe e brocati dalla Francia. Ed era il 1764 quando a Martin viene iscritto al registro delle armi della chiesa di Sant'Andrea delle Frate in Roma, non più come servitore ma come mercante. Un discreto patrimonio che poi passò a suo figlio Giovanni Raimondo Torlonia, il vero iniziatore delle fortune di famiglia. Giovanni Raimondo infatti affiancò alla bottega di stoffe brocati un altro tipo di attività, quella di rendita di denaro, solamente alle famiglie nobili romane e in sostegno del papato. E fu così che nel 1799 Giovanni Raimondo Torlonia chiese di entrare a far parte del corpo dei banchieri di Roma. E fu così che i Torlonia cominciarono a accumulare un enorme patrimonio, perdendo solamente un accento. Ed è qui a Roma, il primo giorno del primo mese del primo anno dell'Ottocento, che nasce il nostro gran prosciugatore, Alessandro Raffaele Torlonia. Nasce a Roma il primo gennaio dell'anno 1800. Nasce in una ormai ricchissima famiglia di banchieri, diventerà banchiere lui stesso, accumulando grandi fortune. Diventerà uno degli uomini più ricchi d'Italia. Nel 1840 Alessandro decide di cedere alle insistenze di sua madre, che lo vuole vedere sposato, e così prende in moglie Teresa Colonna, dell'antica e ricchissima famiglia De Colonna, nobile grazie a questo matrimonio, che Alessandro potrà entrare nel circolo della nobiltà romana.
una coppia straordinaria. Lei viene descritta con un viso di Diana e in certo comportamento regale, e lui Alessandro, alto, capelli e favoriti neri, sguardo profondo, della sua vita privata, della loro vita privata insieme. Non sappiamo nulla, però i primi anni di matrimonio, feste, banchetti, mecenatismo artistico, culturale, scelte economiche, il prosciugamento del lago Fucino. E poi, dopo 15 anni di matrimonio, nasce la prima figlia, Anna Maria, e poi l'anno successivo la seconda figlia, Giovanna Giacinta Giuseppina. E a questo punto il quadro è perfetto. Peccato. 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 Alessandro Torlonia è preoccupato. Ha solamente due figlie femmine ed è preoccupato per il futuro del cognome e del casato. La prima figlia, Anna Maria, viene data in sposa a Giulio Borghese, della nobile antica famiglia dei Borghese, che grazie a una dispensa papale potrà abbandonare il suo illustre cognome per prendere quello più remunerativo di Torlonia. Ed è così che Anna Maria, la primogenita, abbandona il nido paterno. Giovanna Giacinta Carolina, la seconda figlia. Beh, chi lo sa, forse una malattia, o forse un'infermità, o forse chi lo sa. Fatto sta che questa figlia di un uomo potentissimo e ricchissimo trascorrerà l'intera esistenza all'interno di un istituto per ragazze povere, il Conservatorio Torlonia, voluto e sostenuto dallo stesso Alessandro. Ma della vita di Giovanna Giacinta Carolina non si sa quasi nulla, se non l'atto di morte, datato 1875. Giovanna Giacinta Carolina muore all'età di soli 19 anni. 1875, che anno, un anno, sì, ma ormai sono tanti anni, non si fa altro che parlare di lei, Teresa, la moglie del principe, se ne parla, parole, pensieri, sì, pensieri, c'è qualcosa che non va nella sua testa, nessuno l'ha più vista in giro, lei, ma neanche il principe, nessuno l'ha più visti, e dal 1875 che anche Teresa, la moglie del principe, muore dopo una lunga, lunghissima, estenuante malattia mentale. 1875 è l'anno in cui il lago Fucino può dirsi completamente prosciugato. È l'anno in cui Alessandro Torlonia viene ufficialmente nominato primo principe del Fucino. Ma ormai è un principe solo. E non è solamente un attimo di smarrimento. Qualche mese prima era terminato il lavoro di costruzione di un teatro nuovo, bellissimo, il teatro di Villa Torlonia, che Alessandro voleva regalare a sua moglie Teresa, che era appassionata di musica, di balletto, di spettacoli. Tutto era pronto, affreschi, statue. Ma su quel teatro non si alzò mai il sipario. Ha preferito
la musica del denaro che riempie tasche e cuore. Pescatori e mandriani e serpari vagabondi, creature di pietra e di roccia, inventori di parole nuove come solchi aperti dalla rata, figli di questa terra che conobbe pescatori, mandriani e serpari, inventori di parole, figli di questa polvere. Venite a ricordare aurore trasparenti e i venti e i canti da cantare. Venite a ricordare tramonti sereni, né magie né paure, né segni di congiure, perché il pugno che alzammo cercando rispetto non rimanga crocifisso nel petto. Signori, voi siete di fronte ad un'opera grandiosa, imponente, straordinariamente ardita. Questa è forse una delle opere idrauliche più importanti che sia stata finora realizzata: prosciugare il lago Fucino. Una mastodontica impresa. 1,5 miliardi di metri cubi di acqua, 16.000 ettari di estensione, terzo lago d'Italia. Un piccolo mare tra i monti, un mare da trascinare via.
Un'impresa titanica. E solo uomini di valore possono farcela. Serve determinazione, serve ingegno, serve coraggio, servono capacità, serve forza e servono soldi, molti soldi. No, no, non vi preoccupate, voi siete qui per altri motivi. I soldi ce li ha Torlonia e ce li mette lui. Si dice che sia uno dei banchieri più ricchi d'Europa e la sua banca è la più importante d'Italia. Risorse praticamente illimitate. Ma Torlonia c'ha anche la capacità per portare a termine un'impresa tanto ardita. E per l'ingegno si va a cercare i migliori professionisti d'Europa. Affida lo studio della sua impresa a Franz Major de Montrichet, ingegnere svizzero tra i più rinomati nella architettura idraulica. De Montrichet elabora il progetto di prosciugamento che prevede la realizzazione di un nuovo emissario e si avvale della collaborazione di altri valenti ingegneri. Enrico Bermond, direttore dei lavori, e Alessandro Brisset, ingegnere capo. Tutti capoccioni importanti, gente studiata e di cervello fino, ma anche di coraggio. Pensate, signori, che l'ingegnere Brisset, nei momenti di lavoro più difficili e pericolosi, si piazza in permanenza nei punti minacciati, insieme a noi operai, vi mangia, vi dorme persino, e non torna a rivedere la luce fino a quando il pericolo non è svanito. E per le capacità? Anche per i lavori più umili, più semplici. Torlonia non si affida alla gente del posto, no, no. Fa arrivare dalla Francia 500 minatori e taglia pietra. E poi carrettieri, artigiani, commercianti, seguiti dalle loro famiglie. Alla fine nella Marsica arrivano circa 3.000 persone. Quindi soldi, determinazione, ingegno, coraggio, capacità e forza. E la forza, signori, dobbiamo mettercela noi. Tutti noi, io, tu, tutti quanti noi. Non è mica una passeggiata lavorare sottoterra. Qui noi operai lavoriamo in condizioni disumane, al buio, in ambienti particolarmente umidi, con difficoltà nel respirare ed il rischio di ammalarsi. Dobbiamo scavare la roccia con le nostre mani. È un lavoro pesante, sì, ma stiamo prosciugando un lago, mica stiamo sturando un lavandino. E poi tutti noi saremo premiati per i nostri sforzi ed i nostri sacrifici. Tutti quanti, io, tu, tutti quanti noi saremo riconosciuti come quelli che hanno prosciugato il lago Fucino. Non so se vi rendete conto dell'impresa alla quale siamo stati chiamati a partecipare. Figli di questa terra che conobbe pescatori, mandriani e serpari, inventori di parole, figli di questa polvere. Carpe, anguille, anguille appena pescate, gamberi freschi, carpe, anguille, spinarelli, gamberi appena pescati, spinarelli freschi, carpe, anguille, gamberi appena pescati, carpe, anguille, gamberi. Se siete arrivati qui, vuol dire che siete dei buon gustai, che amate le prelibatezze, le cose ricercate, che ricercate le cose sconosciute, che si trovano solo in una parte del mondo e che quando non si trovano più sono perdute per sempre. La prelibatezza che state cercando si trova qui, in questo cesto. L'ultimo esemplare di una specie che solo nel lago Fucino viveva. Siete curiosi? Pazienza! Qui c'è il frutto più speciale del lago Fucino, che solo qui nasce, cresce, muore e dopo che è morto diventa... Con calma, cominciamo dall'inizio.
erano gli antichi. Era una benedizione divina per chi del lago viveva. Le acque del lago erano trasparenti come il vetro e venivano utilizzate in ogni momento della giornata. Lavare, mangiare, bere. Le acque del lago venivano utilizzate in ogni momento della vita. Alla nascita, alla morte, con le acque del lago si salutavano i nuovi nati. Con le acque del lago si cospargevano le tombe per un buon viaggio nell'aldilà. Le onde pare avessero riflessi azzurrini e dentro vi nuotavano pesci meravigliosi. Finche, barbi, scartole, spinarelli, anguille, gamberi, lasche, molti erano i pesci del lago Fucino e molti erano i pescatori. Accanto ai tradizionali metodi di pesca semplice, con lenze e reti dalla riva, esistevano nel Fucino tre tipi di imbarcazioni, utilizzati differentemente. Le più piccole, le adiutrici, con a bordo da 3 a 4 pescatori, sono molto versatili, vengono utilizzate in ogni tipo di pesca. Le barche minori, con a bordo 14 pescatori, affiancate da 3 o 4 adiutrici, vengono utilizzate per la pesca estiva a strascico, con una rete speciale, detta tratta, che viene lanciata un miglio e mezzo al largo e poi tratta. Le barche maggiori, con a bordo 20 pescatori, vengono utilizzate per la pesca invernale, che consiste nel raccogliere i pesci chiusi dentro recinti realizzati a mezzo miglio dalla riva tramite palizzate o paratie costruite mediante fascine dette mucchi. E il pesce veniva poi portato nelle stanghe, le stazioni doganali, dove veniva pesato, e un terzo veniva trattenuto per i detentori dello ius pescandi, il diritto di pesca. Carpe fresche, lasche e anguille appena pescate, gamberi freschi, spinarelli freschi, carpe, anguille fresche appena pescate. Il pesce del Fucino veniva poi messo in commercio, veniva smerciato in Umbria, all'Aquila, nel Lazio, Roma compresa. Un tempo tutti mangiavano pesce, molto più della carne, sia perché ce n'era di più e costava di meno, e sia perché in molti giorni la pratica religiosa imponeva l'astensione dal consumo delle carni rosse, mentre il consumo di pesce era tollerato. Si calcola che i giorni di digiuno obbligatorio raggiungessero i 120-130 giorni l'anno, comprendendo i periodi dell'Avvento, della Quaresima, i giorni precedenti le festività liturgiche, i venerdì e i sabati di tutte le settimane. Il pesce veniva portato negli ospedali a Roma, il pesce del lago Fucino, particolarmente indicato per la salute dei malati. E poi nei monasteri. La regola benedettina imponeva la rigida astensione dalle carni rosse e le risorse inesauribili del lago Fucino hanno senza dubbio costituito parte fondamentale nella dieta dei monaci e dei religiosi dei vari enti ecclesiastici della zona. Anzi, in cambio del pescato del lago, molti monaci concedevano perfino edifici ed altre proprietà. Il consumo di pesce è sempre stato molto alto. Nel 1844, solo all'Aquila, vengono venduti 311 quintali di pesce del lago Fucino.
mentre del pescato del mare ne furono venduti soltanto 214 quintali. Ma il pesce più pregiato del lago era quello dalle quattro pinne, nato chissà come tra quelle onde e che solo nel lago Fucino viveva. Quattro pinne, unico al mondo, e questo ne è l'ultimo esemplare. Quattro pinne, chissà quanto andava veloce tra le acque limpide del lago. Ed ora... Era il lago, potevi spostarti liberamente sulle acque del lago, prendevi la barca e navigavi senza problemi sulle acque limpide. Ma ora che c'è la terra, nei campi puoi andare, ma se vuoi attraversare le strade di Fucino per tuoi motivi personali, trovi la guardia del principe che ti blocca e ti rispedisce indietro. Il piano, che era un immenso specchio tra cielo e montagna, ora è disegnato al modo di una scacchiera. Dove c'era il grande lago Fucino, ora sono i vasti campi di grano del principe Torlonia, ma quando tira la brezza al tramonto tra i campi si creano delle onde e per un attimo sembra quasi di vedere il lago, ma nessun pesce lo attraversa. Quando le acque dell'emissario furono risucchiate dall'emissario Torlonia, milioni e milioni di pesci rimasero intrappolati nella loro stessa casa, che non era più di acqua ma era di terra. Le prime settimane dopo il prosciugamento l'aria era inquinata dalle esalazioni del terreno appena guadagnato, dalla terribile puzza provocata dalla putrefazione di milioni e milioni di pesci che non ce l'avevano fatta a fuggire e rimasero a terra a seccarsi al sole, finché di loro non rimase più niente. Trovarono una vasca di mattoni, dalla quale partiva un cunicolo
anch'esso di mattoni, in direzione del lago. Questo canale, attraverso un sistema di pompe, marchingegni e catene di operai, serviva per sversare nel lago i materiali residui della costruzione. Lo stesso canale, nel primo secolo d.C., era stato usato dalla piccola popolazione addetta alla custodia e alla manutenzione come cimitero. Ma parlo però del primo missale, quello fatto costruire dall'imperatore Claudio. E difatti, nel canale e nei terreni circostanti furono trovate una quindicina di tombe. Spoglie, senza monili né monete, alcune contenevano dei vasi lacrimatori, stoviglie, grossolani, ossani. Una racchiudeva gli scheletri di una donna e di un bambino, che a contatto con l'aria si disfecero e polvere. Gli operai trovarono anche una lapide di marmo, piccola, di 20 cm per 30, con quattro buchi a quattro canti, forse per essere inchiodata sulla facciata di un muro, o più verosimilmente di un altare. La lapide recava un'iscrizione: Onesimus Augusti Libertus Procurator Fecit, Imaginibus et Laribus Sculptoribus Fugini. Vale a dire, Onesimo, liberto e procuratore imperiale, eresse per il culto dei lari e del dio Fucino. E difatti i latini ritenevano che i laghi di una certa ampiezza, di acque sempre chiare e perciò salubri, fossero presieduti da un nome, sotto la cui tutela fosse il lago, dal quale o il lago prendesse il nome o al lago il dasse. Fucino. Venivano rappresentati come delle statuette